Non c'è stato un minuto di sosta nelle indagini sull'omicidio di Mirko Congera, 44 anni, e sul ferimento della convivente Daniela Gioitta, 42, avvenuto nella notte di martedì nella loro casa in via Firenze, alla Querce. A quasi 48 ore dalla brutale aggressione e dall'arresto di Cristian Ottavi, il 43enne amico e vicino di casa indicato da Gioitta come l'assalitore, resta da rispondere a un unico grande interrogativo: quale movente ha scatenato la furia omicida? Perché Ottavi si è scagliato con tanta ferocia contro l'amico, colpendolo al collo con un coltello, per poi fare lo stesso con la donna? Ottavi è stato tenuto sotto torchio per 16 ore dai carabinieri del nucleo investigativo e dal sostituto Vincenzo Nitti, titolare dell'inchiesta, ma non ha parlato e nulla ha rivelato Daniela Gioitta, che ha solo indicato la responsabilità del vicino di casa. Secondo quanto accertato fino ad ora, i tre avrebbero trascorso un po' di tempo insieme prima della tragedia e lo avrebbero fatto bevendo qualcosa, ma non è chiaro se ciò sia avvenuto a casa oppure fuori. Nelle prossime ore la donna sarà nuovamente sentita. Gli inquirenti stanno aspettando il via libera dei medici dell'ospedale Santo Stefano, dove la donna è ricoverata in prognosi riservata dopo il delicato intervento chirurgico a cui è stata sottoposta a causa della coltellata che l'aggressore le ha inferto alla gola nell'intento, è l'ipotesi investigativa, di ucciderla. Intanto è stato disposto un accertamento tecnico sui telefonini delle vittime e dell'arrestato allo scopo di verificare messaggi e conversazioni che possano svelare il movente o mettere in fila le ore, e meglio i giorni, che hanno preceduto l'omicidio e il tentato omicidio. Congera e Gioitta stavano insieme da una quindicina d'anni e convivevano da circa 3. Parenti e conoscenti descrivono una coppia normale come tante. La vittima aveva qualche precedente giudiziario, uno dei quali per truffa. Ultimamente non lavorava. Stessa condizione di Ottavi, sposato e con figli. Potrebbe essere in questo tratto comune la risposta a quanto avvenuto? I due intrattenevano qualche attività o affare insieme? I carabinieri stanno cercando di definire che tipo di rapporto avessero i due uomini, se si vedevano solo per caso, al bar o per strada, o se invece la loro fosse una frequentazione stabile e assidua, e in questo caso tenuta in piedi da che cosa? L'autopsia sul corpo di Mirko Congera dirà di più sulla dinamica dell'omicidio, dirà se c'è stato un tentativo di difesa o se invece il colpo al collo che l'ha ucciso è stato inferto subito a freddo. Il coltello ritrovato nella casa della coppia e usato per uccidere l'uomo e ferire la donna apparterrebbe ad Ottavi, che dunque avrebbe suonato alla porta dei vicini di casa con l'intenzione di colpire.